Questa volta la facciamo a Mola di Bari, l'intervista al Palapinto. Si è conclusa da poco, 88-82, una partita bellissima, vinta dalla squadra più forte. Io scrissi giovedì la squadra più forte di tutti i tempi del basket Agropoli. Questa sera l'ho confermato. Sì. Dici, sono contentissimo di questa vittoria. Non è semplice tornare a giocare dopo la bellissima vittoria di Rieti, perché a Rieti abbiamo fatto un'altra grandissima impresa contro una squadra fortissima. Stasera affrontavamo una squadra che veniva da tre vittorie consecutive e su un campo dove ultimamente aveva perso sia il Monteroni che il Palermo, quindi una squadra che in casa esprime sicuramente un buon basket. Detto questo, sapevamo che era una partita difficile, siamo stati bravissimi a non perderci sul meno 10, anzi a reagire. Poi abbiamo dato la svolta alla partita col quintetto, con Romano da 4, con i 4 piccoli, quindi ti ripeto un grandissimo applauso a questi ragazzi che veramente mi stanno regalando grandissime emozioni. È un gruppo bellissimo da allenare, sono fiero di loro. Stiamo scrivendo una pagina importantissima della storia del basket Agropoli, non ci vogliamo fermare. Siamo primi, abbiamo perso una partita con un tiro da 9 metri, siamo vicini alle finali di Coppa Italia, anche se giovedì ci aspetta un'altra battaglia, e quindi veramente stiamo facendo divertire il nostro pubblico che anche stasera ci ha seguito. E quindi siamo contentissimi. Io a 2 minuti dalla fine del terzo quarto, quando eravamo meno 10, 60-50, ho detto: questa è una squadra che non mollerà l'ultimo secondo. Avevo pensato anche che l'avremmo vinta la partita, non l'ho potuto dire altrimenti mi avrebbero picchiato, però l'ho pensato ed è stato così, dimostrato di essere una grande squadra, ma soprattutto il carattere di questa squadra, che stasera sembra una serata difficoltosa in difesa. Serino con la febbre, Birindelli acciaccato, perché queste le cose le sappiamo noi. Bravo. Eppure alla fine Marulli con un piccolo problemino, e se gioca sempre così. Sì, ma Marulli, hai detto bene, hai detto Serino, hai detto Birindelli, ma un grandissimo applauso, ti ripeto, va a tutti, ma soprattutto alla dedizione che ci ha messo Carmelo Iurato in difesa, a Antonio Spinelli, lo stesso Luigi, Enrico, che ho fatto giocare di meno, ma che è importantissimo. Lorenzo Molinaro stasera, Lollo, ha fatto secondo me una delle migliori partite da quanto è ad Agropoli, sta crescendo anche lui, stiamo crescendo, ti ripeto, vincere su questo campo non era semplice, ci siamo riusciti soffrendo, questa è la cosa più bella, perché abbiamo sofferto molto, loro meriti anche chiaramente a loro che ci hanno preparato bene la partita, ci hanno provato a mettere in difficoltà, ma moltissimi meriti, ti ripeto, vanno ai miei ragazzi che sono stati veramente stasera straordinari. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo unitissimo, un gruppo che vuole arrivare fino in fondo. Questo sono d'accordissimo sul gruppo, sulla dedizione, sulla sofferenza di questa squadra che sa soffrire e sa venire fuori. Ora voltiamo pagina, ci godiamo questa grandissima vittoria, l'ennesima, la 16ª su 17 partite, però pensiamo anche a giovedì ora, soprattutto di recuperare un po' gli acciaccati. Ecco, ma dobbiamo veramente recuperare, sai, queste partite servono soprattutto in proiezione playoff, giocare tre partite molto ravvicinate contro squadre molto forti e difficili. Giovedì ci aspetta una battaglia, partiamo è vero dal più 14, però non vuol dire nulla, quindi sarà una partita difficilissima che però dovremo assolutamente fare nostra. E sicuramente il pubblico di Agropoli, del Pala di Concilio, sarà presente a dare una mano a questi ragazzi, perché lo meritano, perché ci stanno dando grandissime soddisfazioni. Anche questa sera eravamo presenti in pochi, però si sono fatti sentire, come no, si sono fatti sentire, sono importantissime, è una vittoria dedicata anche a loro soprattutto. Grazie coach, in bocca al lupo, ci vedremo per la prepartita di giovedì con il Rieti. Ok, ciao Massimo, ciao.